Sì, lo so, ma ti sei dimenticata che qui ho il mio lavoro, la mia casa, i miei figli. Senti, io conosco Gustav. Farà di tutto perché tu possa tornare nel tuo paese e le tue figlie non raccontarmi storie. Ormai hanno la loro vita. Io santo, Irena, quel che sta succedendo da voi è così affascinante. In una situazione del genere, le cose si sistemano sempre. Ma Silvi, non ci sono solo gli aspetti pratici, il lavoro, la casa. Vivo qui da 20 anni, la mia vita è qui. C'è una rivoluzione da voi. Lo disse in un tono che non ammetteva repliche, poi rimase zitta. Con quel silenzio voleva dire a Irena che quando accadono grandi cose non si deve disertare. Ma se ritorno nel mio paese, non ci vedremo più, disse Irena per mettere l'amica in imbarazzo. Questa demagogia dei sentimenti andò a vuoto. La voce di Sylvie si fece calorosa. Ma cara, verrò a trovarti, te lo prometto davvero. Erano sedute l'una accanto all'altra, davanti a due tazze di caffè vuote da un pezzo. Irena vide lacrime di emozione negli occhi di Sylvie, che si chinò verso di lei e le strinse la mano. Sarà il tuo grande ritorno. E di nuovo, il tuo grande ritorno. Ripetute, le parole acquistarono una tale forza che dentro di sé Irena le vide scritte con la maiuscola, Grande ritorno. Smise di ribellarsi. Fu stregata da immagini che d'improvviso affiorarono da vecchie letture, da film, dalla sua memoria e forse anche da quella dei suoi antenati. Il figlio perduto che ritrova la vecchia madre, l'uomo che si ricongiunge all'amata cui l'aveva strappato una sorte feroce, la casa natale che ciascuno porta dentro di sé, il sentiero riscoperto, dove è rimasta l'impronta dei passi perduti dell'infanzia. Ulisse, che rivede la sua isola dopo anni di vagabondaggio. Il ritorno, la grande magia del ritorno. In greco, ritorno si dice nostos. Algos significa sofferenza. La nostalgia è dunque la sofferenza provocata dal desiderio inappagato di ritornare. Per questa nozione fondamentale, la maggioranza degli europei può utilizzare una parola di origine greca, nostalgia, nostalgie. Poi altre parole che hanno radici nella lingua nazionale. Gli spagnoli dicono añoranza, i portoghesi saudade. In ciascuna lingua queste parole hanno una diversa sfumatura semantica. Spesso indicano esclusivamente la tristezza provocata dall'impossibilità di ritornare in patria, il rimpianto della propria terra, rimpianto del paese natio, il che in inglese si dice homesickness o in tedesco Heimweh, in olandese Heimweh. Ma è una riduzione spaziale di questa grande nozione. Una delle più antiche lingue europee, l'islandese, distingue i due termini, sek nudur, nostalgia in senso lato, e heimfra, rimpianto della propria terra. Per questa nozione, i cechi, accanto alla parola nostalgia, presa dal greco, hanno un sostantivo tutto loro. Stesk è un verbo tutto loro. La più commovente frase d'amore ceca, Stiska se mi potobe, ho nostalgia di te, non posso sopportare il dolore della tua assenza. In spagnolo, añoranza viene dal verbo añorar, provare nostalgia, che viene dal catalano enyorar, a sua volta derivato dal latino ignorare. Alla luce di questa etimologia,
La nostalgia appare come la sofferenza dell'ignoranza. Tu sei lontano e io non so che ne è di te. Il mio paese è lontano e io non so cosa succede laggiù. Alcune lingue hanno qualche difficoltà con la nostalgia. I francesi non possono esprimerla se non con il sostantivo di origine greca e non hanno il verbo relativo. Possono dire Je m'ennuie de toi, sento la tua mancanza. Ma il verbo s'ennuire è debole, freddo e comunque troppo lieve per un sentimento così grave. I tedeschi utilizzano di rado la parola nostalgia nella sua forma greca e preferiscono dire Sehnsucht, desiderio di ciò che è assente. Ma la Sehnsucht può applicarsi a ciò che è stato come a ciò che non è mai stato, una nuova avventura, e quindi non implica di necessità l'idea di un nostos, per includere nella Sehnsucht l'ossessione del ritorno, occorrerebbe aggiungere un complemento: Sehnsucht nach der Vergangenheit, nach der verlorenen Kindheit, nach der ersten Liebe, desiderio del passato, dell'infanzia perduta, del primo amore. L'Odissea, l'epoca fondatrice della nostalgia, è nata agli albori dell'antica cultura greca. Va sottolineato, Ulisse, il più grande avventuriero di tutti i tempi, è anche il più grande nostalgico. Partì, senza grande piacere, per la guerra di Troia. E vi rimase 10 anni. Poi si affrettò a tornare alla natia Itaca. Ma gli intrighi degli dei prolungarono il suo periplo, dapprima di 3 anni pieni dei più bizzarri avvenimenti, poi di altri 7, che trascorse ostaggio e amante presso la dea Calipso, la quale, innamorata, non lo lasciava andare via dalla sua isola. Nel quinto canto dell'Odissea, Ulisse le dice: So anch'io, e molto bene, che a tuo confronto la saggia Penelope, per aspetto e grandezza, non val niente a vederla. Ma anche così desidero e invoco ogni giorno di tornarmene a casa, vedere il ritorno. E Omero prosegue. Così diceva, e il sole si immerse, e venne giù l'ombra. Entrando allora sotto la grotta profonda, l'amore godettero, stesi vicino uno all'altra. Nulla che si possa paragonare alla misera condizione di esule che Irena aveva a lungo vissuto. Ulisse conobbe accanto a Calipso una vera dolce vita, vita di agi, vita di gioie. Eppure, fra la dolce vita in terra straniera e il ritorno periglioso a casa, scelse il ritorno. All'esplorazione appassionata dell'ignoto, l'avventura, preferì l'apoteosi del noto, il ritorno. All'infinito, giacché l'avventura ha la pretesa di non avere mai fine, preferì la fine, giacché il ritorno è la riconciliazione con la finitezza della vita. Senza svegliarlo, i marinai di Feacia adagiarono Ulisse, avvolto nei lini, sulla spiaggia di Itaca, ai piedi di un ulivo, e se ne andarono. Fu questa la fine del viaggio. Ulisse dormiva, esausto. Quando si svegliò, non sapeva dov'era. Poi Atena disperse la nebbia dai suoi occhi e fu l'ebbrezza, l'ebbrezza del grande ritorno, l'estasi del noto, la musica che fece vibrare l'aria fra la terra e il cielo. Vide l'insenatura che conosceva sin dall'infanzia e i due monti che la sovrastavano e carezzò il vecchio ulivo per assicurarsi che fosse ancora quello di 20 anni prima, nel 1950, quando Arnold Schoenberg viveva negli Stati Uniti ormai da 14 anni, un giornalista americano gli rivolse alcune domande, perfidamente ingenue.
È vero che gli artisti, emigrando, perdono la loro forza creatrice. È vero che l'ispirazione inaridisce non appena le radici del paese natale cessano di alimentarla. Ci pensate, 5 anni dopo l'Olocausto, e un giornalista americano non perdona a Schoenberg di non essere legato a quel lembo di terra dove, sotto i suoi occhi, si era scatenato l'orrore degli orrori. Non c'è niente da fare. Omero rese gloria alla nostalgia con una corona d'alloro e stabilì in tal modo una gerarchia morale dei sentimenti. Penelope sta in cima, molto al di sopra di Calipso. Calipso, no, Calipso. Penso spesso a lei. Ha amato Ulisse? Hanno vissuto insieme 7 anni. Non sappiamo per quanto tempo Ulisse avesse condiviso il letto di Penelope, ma certo non così a lungo. Eppure tutti esaltano il dolore di Penelope e irridono le lacrime di Calipso.